dottore! 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 Eccomi qua, sono il dottor Crisafulli. Oh, eccomi qua, tra altre cose ho un sacco di cose da fare oggi. Ecco, vado a prendere il mio banco. Sono medico della USL, sì, sono medico. Sono molto famoso. Sono... Ecco, questo qua è il mio... Ecco, tra le altre cose oggi ho molto da fare. Speriamo che non venga nessuno a disturbarmi perché... Devo visitare Venezia. C'ho due ernie al diesel. Citofono qua. E devo anche pensare. Dottor Crisafulli. Fare un sacco di Eccolo cose. Qua. C'ho. Uno che ha fatto i raggi domani fa le bici di cerchioni e dovrebbe venire a casa. La casa è mia, il citofono è mio, risponde quando voglio io. E vabbè. Chi è? Sono uno! Io sono un panda, andiamo in garage! No, sono... Senta, io non la vedo, deve mettersi sotto l'occhio di bue del citofono. Se io non la vedo non la posso far entrare, mi scusi. Non la vedo. Qua? Dov'è? Non mi vede? No, vedo dei peli, è lei? No, è la riga larga! Ah, è la riga larga. Il mio parrucchiere! Provi a alzare un braccio, una gamba. Provi a alzare una gamba, un occhio. Provi a alzare un orecchio. Senta! Sì? L'occhio di bue non lo vedo, ma è passata una vacca, se l'interessa. Ecco, adesso... Adesso la vedo! Ah, grazie! Ma è lei? Sì! Ma guardi, mi dica! No, io suono il citofono e poi scappo! Sì, come mai? Ho suonato, no? Devo salire! Ah, vuole salire? Ma va! Allora le apro! A che piano è? Non ho ancora alzato la cornetta! Lasciami il tempo di alzare! Chi è? Chi è? Chi è? Sto suonando un altro citofono! Dica! Senta, ancora lei! Sì, ma che piano è? Ma come che piano è? Mansarda! Mansarda! E lei faccia le scale, la mansarda! Va bene, grazie! E che devo dirle? Mansarda! Questo è scemo! Mansarda. Scemo. È un cartino, ma questo non sa cos'è la mansarda. Ci vuole il traghetto per andare. Chi è? Senta, cos'è la mansarda? No, lei mi ha stufato! Quattro volte! Cos'è la sette. Mansarda? Ma come che cos'è? È il sottotetto! Ma non è il sottotetto, no? Fate le scale e troverà l'insegna! Quando... Cosa ci... Come... Che cretino! Deficiente! Primo piano, secondo piano... Terzo piano. Vado un po'. Quarto piano. Quinto piano. Sesto piano. Settimo piano. La casa c'ha quattro piani, non so dove sta. Quinto piano, sesto piano, settimo piano. La casa c'ha quattro piani. Dove vai? Quinto piano. Sesto piano. A quattro piani. A quattro piani. Scendo. Sesto piano. I documenti! Quarto piano. Terzo piano, secondo piano, piano terra, pa! Si è chiusa la porta. Chi è? Si è chiusa la porta. No, guardi, scusi, devo dire, proprio lei è un imbecille. Lei è un imbecille. Ha capito? Quante volte le devo aprire? Quante volte le devo aprire? Quante? Si è chiusa la porta. Mi riapra! Tutti i garage aperti! Primo piano! Sto cretino proprio! Secondo piano! Terzo piano! Il limite sanitario! Secondo piano! Primo piano! E sono venuto incontro! Ah, salve! Venga! Salve! Salve, perché ho avuto delle difficoltà! No, ho visto che avevo dei problemi, ho detto ma le vado incontro a questo giovanotto! Certo. Come va? Mi dica, come va? Ho sbagliato piano oppure... Ma lei mi ha esaurito, mi scusi, quanto... apro, non apro, apro... Cos'è che vuole fare? Ma si faccia vedere. Lei innanzitutto che lavoro fa? Faccio il casellante. Casellante dove fa? Nei fiumi, via le carpe, via le luci. Casellante in autostrada. In autostrada, certo. Perché non me lo dice? Ma se non me l'hai chiesto. Che problemi ha un casellante? Cioè tic. Che tic ha un casellante? A lei vede le macchine.
La smart. Ma lo sa che questa potrebbe essere una malattia strana, sì, forse infettiva, magari, sì, non lo so. Faccia qualcosa. Io non so cosa fare, nel frattempo possiamo cominciare a darle qualche cosa, a vedere, capire un po' com'è la cura qua, perché non si sa bene che cosa potrebbe essere. Ah, meno male che non ho un minuto di vita, sono già morto qua. Le posso dare queste supposte? Ah, bene, bene. Queste supposte arrivano da Napoli, si chiamano le strep cazzolini d'opa. Aspetta, sono il nome o è un capolavoro? Cazzo. Sono supposte di nitroglicerina. Ah! Ne prende 17 ogni 3 minuti. Me le sparo con un mitra. Noleggio un classico. Me le sparo ogni 3 minuti. Cioè, ci ecco, cambiare. Le prende a digiuno. Sì. Ma mai a stomaco vuoto, per l'amor del cielo, eh. Sia ben chiaro. Perché poi non so, c'ha a casa un fono? Sì. Ecco, si asciughi i capelli, perché aiuta. Grazie, aiuta. L'aspetto domani. L'aspetto domani. Ho capito, vado. Buongiorno. Buongiorno, salve. Il giorno dopo. È già passato un giorno. Incredibile. Il tempo è tiranno, come dice Sauro. Cosa vuole dire? Ah, tiranno Sauro. Adesso l'ho capita. Questa è stress. La gente vuole le medicine. Credono, ma stanno tutti bene. Vogliono le medicine. Tutto stress. Non ho fatto le scale perché... Ah, porte, campanelli, niente. Come va? Insomma, brucia. Ha messo della maionese? Sì, ho messo la maionese, il pancarè entra comodo, certo, non c'è problema. Importante. Senta, se mi devi dare qualcosa, lo dia per bocca perché qui non c'è più spazio. Avevo già pensato, avevo già pensato. Anch'io sono stressato. Mi dia qualcosa. E cioè tic? Le posso dare queste pastiglie per provare? Sono pastiglie effervescenti. Ah, bene. Non è tanto le ferve, ma è lo scente. Vabbè. Sapere qual è lo scente, le ferve, sarebbe importante. Ma sulla pastiglia è scritto effervescente. Nella spezza a metà, lasci lì le ferve, prende lo scente e la scioglie in 90 litri d'acqua e poi bere tutto. Ah, sì, mi bevo il boiler. Mi bevo il boiler, via. Ecco. Sì, un boiler. Tutto va bene. Questo glielo posso lasciare perché è un campione, ha già vinto l'anno scorso. Ah, vabbè, allora... Glielo posso lasciare questo qua. Sì, ma mi lasci anche andare. Grazie, complimenti. Ah, ridevo per una cosa di un mio paziente. Ho capito. Ecco, dopo magari facciamo un controllo anche alla prostituta, se viene qui controlliamo, Perché è ancora attaccata? La prostata. Ah, la prostata! Arrivederci. Mi raccomando, Salve. Su col morale anche se alzi di ribasso. Sì, grazie, arrivederci. E stress. Che malattia! Se non dici il giorno dopo non esco più. Sì, ma sto parlando con i miei pazienti. Il giorno dopo. Salve. Oh, eccolo qua, il nostro giovanotto. Come va? Non sa so bene. Sono le fiacche. C'ha le daffne? No, le fiacche. Le fiaccole? No, c'è le fiacche. E come mai c'ha perché le fiacche? Perché l'acqua del boiler era bollente. C'ho tutto schionato qua. Ma la miscelata. Non c'ho il motorino. E i suoi tic come vanno? È incredibile, ma si risolve niente qua. Guarda, io posso darle queste pastiglie, arrivano da Brescia. Queste qua, si mettono sotto la lingua. Ah, bene. Le prende due, le fa sciogliere sotto la lingua, quando le ha fatte sciogliere le sputa fuori. Ah, benissimo. Così guarisce il pavimento. Questo è uso orale, quindi non glielo scrivo. Per forza. Queste qua ci sono le indicazioni, se non sta la vuole un po' di musica c'è la composizione. Cosa vuole che dica? Ma lei è laureato. Ho tre lauree, l'ultima mi nasce settimana prossima. Ah, interessante. Ecco una cosa. Sì. Quando prende queste, sì, i bambini dalla nonna. Perché? Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ah, mia suocera è in Australia, mi costa una cifra per mi raccomando. Ecco, poi tolga la linguetta, mi raccomando, vabbè, perché è importante. Grazie, poi ha un cucù a casa. Sì, ce l'ho il cucù. Ecco, una bella caricata, perché aiuta nella cura, vedrà. Ma lei fa il dottore o l'arredamento per interno? Ma dopo, se mai, facciamo anche un vaccino, Il vaccino ci vuole. Va bene, arrivederci. Ma che qua! Ma c'è! Richiamo. Ma fa ancora, va bene. Richiamo del vaccino. Ma che fa te?
avere stress. Giorno dopo, come va? Eccolo qua, il nostro bene. Giovanotto, guardi che c'ha il ciuffo davanti agli occhi. Sì, l'ho disegnato. Come va, come va, come va? Nani, nani, come conciato quello lì, ma anche l'altro. Senta, guardi, io veramente non so cosa fare. Le posso dare queste supposte di sciroppo. Ah, metà qua, si incontrano e poi lavoro. Queste qua sono fantastiche, queste qua arrivano dall'America. Ah, sì? Ma usa, lei le deve usare, le usa. Interessante. Ma no, va bene, no, ci credo. Mi dica. Nani, com'è conciato quello lì, ma anche l'altro. Sì. E dopo non me ne ricordo più dopo. Sì, ma stia di... Nani, com'è conciato quello lì, ma anche l'altro. Oh, l'ho detto giusto ancora, cara. La barzelletta di un mio amico che ha telefonato prima. Eccolo qua. Buongiorno. Scusi, chiedo, mi devo riprendere. No, perché mi ha chiamato un mio amico per raccontare una barzelletta. Ah, sì, salve. Come vanno i suoi tic? No, bene. Meno male, ecco. Sono praticamente... Sono... Non ho più tic? No. E come mai? Ha chiuso l'autostrada.